Mimmo, il Grotta. Il Grotta è un po' un tasto dolente di questo campionato. Mi dispiace per i tifosi, un voto ai tifosi, secondo me, un voto ai tifosi 8, perché diciamo la tifoseria più No, simpatica. tu devi dare un voto Però alla alla squadra. squadra gli do un 5 e mezzo, gli do un 5 e mezzo perché l'organico è stato, era forte e si poteva fare molto di più. Si poteva fare molto di più. Alfonso. Io gli do 5 proprio perché per me è una delusione, Grotta. Davanti ai tifosi è la seconda volta che perdono una partita importante dopo quella col Casalnuovo. La delusione con l'Eglanese, forse ancora non è stata del tutto smaltita. 5 perché calciatori come Tranfa, Torsiello, Grillo, Martino Ander di importanti, Squarciafico, cioè una squadra veramente forte, non è stata in grado di arrivare in finale, quindi 5. Franco. Sei, anche se parzialmente la delusione del campionato, però sei perché hanno il capocannoniere del girone, hanno Tranfa Vice. che è vice capocannoniere del girone, hanno Tranfa che ha segnato diversi gol, hanno un Under Leone che è stato uno dei migliori portieri, hanno un allenatore di spessore, però il pubblico di categoria superiore, però alla fine è una mezza delusione, anche se parziale giustifica il fatto che ad esempio Mister Casale non ha costruito lui la squadra, però ciò non vuol dire che abbia ciccato di brutto nei playoff. 5 e mezzo da parte nostra, doveva essere la stagione del riscatto, invece è arrivata un'altra cocente delusione, forse ancora più grande di quella dello scorso anno. È una magra consolazione il fatto che siano stati conquistati 14 risultati utili consecutivi al pari del Cervinara. Mimmo, l'Eglanese. L'Eglanese 7, l'Eglanese 7 perché poteva essere un voto molto maggiore, però va steccato a Polisi. Dopo che diciamo, ha dimostrato una grande forza mentale a Grotta Minarda, la stessa forza mentale non l'ha dimostrata a Polisi. Diciamo, un bel approccio è stato quello che poi ha causato la sconfitta. Alfonso. 7,5 l'Eglanese perché io torno forse a ripetermi, però ho seguito diverse partite grazie commentando a Sport Channel le partite. L'Eglanese l'ho visto giocare sempre e vincere, cioè giocare un calcio facile, concreto, di livello, con calciatori di superiori di categoria come Avallone, 5. Guardabascio 7,5 perché a Grotta Minarda a 10 dal termine, sotto di un gol, ha ribaltato la partita in modo meritato, schiacciando l'avversario in casa sua. Quindi 7,5 è anche di stima per Patron Casale a non mollare. Franco. 6,5 perché al di là di quello che dice Alfonso, io negli scontri diretti ad eccezione fatta contro il Cervinara non è che ho visto una grande squadra. Secondo il Cervinara dove vinse c'era anche Salvatore, vinse ma non meritò la vittoria, però con giocatori e con la migliore difesa del campionato non può permettersi di prendere. Contro il Paulisi di perdere così come ha perso, soprattutto poteva perdere molto più ampiamente perché in partita non è mai entrato. 6,5 giustamente anche al presidente Casale affinché non molli ma continui. Questo sì, però sulla squadra due cambi, cambio di panchina, tanti giocatori che non hanno reso come dovevano, sicuramente 6,5. 6,5 anche per noi, la finale playoff contro il Paulisi in qualche modo è emblematica della stagione dell'Eglanese con il blackout iniziale che poi ha condizionato tutta la partita. Quando l'Eglanese è scesa in campo con l'approccio giusto nel secondo tempo per quanto riguarda la finale, nella seconda parte di stagione per quanto riguarda invece il campionato, ha dimostrato di non essere inferiore a nessuna. Purtroppo non ha mantenuto questa continuità per tutto il campionato, così come nella finale con il Paulisi. Domenico, il Paulisi. Polisi 8, Polisi 8 perché per gli stessi motivi per i quali diciamo, ho premiato Facchino, perché è un po' la sorpresa di questo campionato e poi anche sia quest'anno che la scorsa stagione diciamo, ha espresso secondo me il miglior calcio. Il miglior Alfonso. calcio. 9,5. Mezzo voto non ci è arrivato per le due finali perse, però 9,5 a Polisi, grande realtà stannita. L'unico rammarico della squadra giallorossa è non aver approdato in eccellenza. Mi dispiace per loro, 9,5 pienissimo per me. Franco. 10. 10 perché il campionato sul campo ha mostrato di averlo vinto. Le due finali era nettamente inferiore al Cervinara, lo si è mostrato anche in campionato. Col Nola è andato spento al 100%, forse timorosi e ancora di più, e senza De Rosa e Loffredo ha inciso ancora di più sull'andamento della gara, le due assenze hanno inciso ancora di più.
10 perché c'è tutto quello che fa per una squadra nel 2015-2016, c'è pubblico, anche se il pubblico merita una tiratina d'orecchio, perché alla fine noi media lavoriamo, non siamo faziosi, ma lavoriamo per il bene del calcio, e certe interperanze nei confronti miei specialmente e della mia emittente sicuramente fanno male. Noi siamo seri, facciamo il nostro lavoro con grossa serietà, quindi 10 alla squadra e anche alla tifoseria per quello che fanno vedere, però come su qualche altra cosa meriterebbero un 5. 9,5 da parte nostra, un esempio di programmazione, un modello di calcio giocato è andato oltre ogni più rosa aspettativa, mentre tutte le altre hanno rispettato i pronostici o hanno deluso addirittura. Cervinara, Mimmo. Cervinara gli do un bel 9. Gli do un bel 9, che sarebbe la media tra 10 e l'8, nel senso. 8 per quanto riguarda la squadra che ha avuto qualche defiance di troppo, perché non dimentichiamo che era comunque 8-9 punti davanti, quindi aveva il campionato in mano e lo ha perso poi alla fine. E la media fra il 10, fra tutto l'ambiente che quest'anno diciamo si è unito, tifosi, ambiente, società, soprattutto Ricci che non ha mollato mai, nemmeno davanti a tutti, voglio l'eccellenza e finalmente ce l'ha fatta. Alfonso. 8 al Cervinara, ha coronato questo sogno dopo 13 anni, se non erro, che mancava dall'eccellenza. 8 perché, non 10 perché, il Cervinara è la squadra sulla carta forse più forte, la corazzata tipo Montesaccio dell'anno scorso ed è stata costretta allo spareggio. Solo nella finalissima è riuscita a vincere ed approdare nella categoria superiore, 8. Franco. 10. 10 al presidente Ricci, al pubblico e alla squadra. Ai miei colleghi direi che Cervinara non ha vinto il campionato perché per tutto il campionato, per tutto il torneo non ha avuto Russo, non ha avuto Mortelliti, non ha avuto per buona parte Orlando Russolillo, altrimenti secondo me ce n'era poco. Ha perso il Cervinara, se andiamo a vedere, i 5 punti aveva davanti quando ha perso il Paolisi, ci fu la vittoria a tavolino del Paolisi, poi perse a Sant'Agata e pareggiò a Bisaccia ed è stata la crisi, però alla fine non ha mai mollato, è stata sempre lì. 10 effettivamente l'ha meritato perché negli spareggi ha mostrato di essere nettamente la più forte. 9 per Sport Channel perché doveva centrare l'eccellenza e lo ha fatto, anche se con qualche patema di troppo, con una piazza alle spalle molto esigente, molto più esigente rispetto a quella di Paolisi ad esempio. Premio Vecchia Volpe al presidente Ricci, che praticamente nel mercato di riparazione ha preso Santosossa e Ricci, che hanno rivoltato la squadra. No, più che altro ha vinto con netto anticipo lo spareggio prima ancora che se ne parlasse, in sostanza, quindi è stato lungimirante da questo punto di vista. Benissimo, abbiamo dato le pagelle a tutte le squadre che mancavano all'appello. Mancano ovviamente i podi del premio più importante, sicuramente il pallone d'oro Irpino Sannita, il The Best Player come l'abbiamo nominato. Prima però di svelare le nostre nomination, godiamoci questa clip con le perle di Josué Peluso. Ancora un giro sulla corsia di sinistra, attenzione, duplo passo, tunnel, entri in area di rigore, un primo compagno avversario, attenzione, di punta, buco Mazzone, stava per stagionare, ma è bomba Ruggiero, pace Gogo per la fidanzata e cocci di nuovo al Gini per l'Accadia, guardatelo a lui, ferro si trasforma in acciaio e al pezzo lascia partire una parabola ottusa. Che portiere nemmeno annusa! Ora Russo entra in area di rigore, tanto colpo di fetta, amici! Seconda per stagionale per Russo! Ottimo da centro, recupera palla su Cuomo, corre sulla corsia di sinistra, lascia partire una sassata! Che lascia di sassi in portiere! E ora la Virtus c'è Cucinella dalla tre quarti, lascia partire un trick track! E la porta si spacca! Guardatelo lì! Tocca ancora il Salufro con Sad, giri sulla corsia per Torsillo, lascia partire un miss dell'aria! Amici, disintegra la rete! Al centrocampo, attenzione, Luigi 5, sventagliato verso l'attacco, attenzione, Calderopolo allunga la traiettoria, c'è Ruggiero, Sabini su se stesso, una traiettoria malefica! Ci
Ed ancora c'è Vinara, lungo lancio, palla che supera il centrocampo, rega, sbaglia il disimpegno, attenzione a Russo, prova una mano bella magica, che pietrifica Clariti, prima ferro stagionale per il fantasista. Parte di ricarica il pallettone, e fulmina Leone! Vinara recupera palla al centrocampo di Serini, c'è Paolina. Giri per Esposito, scaggi una saetta che sfonda la traversa. Iori stanno a massa, lungo lancio, attenzione c'è la respinta della difesa, recupero palla al limite Saveriano, spara una bomba a mano, amici, secondo per stagionale per Saveriano. Spingi la difesa, arriva Mazzarino, spara una cannonata, amici, sfonda la porta in due parti. Ora a centrocampo, ottimo il recupero di Scioffi, Sombrero un avversario, ancora un altro Sombrero, giri per D'Andrea, carica il bazooka, amici, sfonda la porta del Mugnano, ma che dici la frantuma. Punta De Lucia, poi se lo perdo per via, lascia partire una meteorite, che a portiere taglia le dite. Sulla palla c'è Colucci, mandi il portiere a Cavallucci e poi va a festeggiare a modi piccioncino. Coppi di petto, cambia passo e se li porta a spasso il giocatore del San Martino e poi trova l'angolino. E allora, è arrivato il momento di svelare il pallone d'oro delle redazioni sportive che hanno seguito per tutto l'anno il campionato dilettantistico. Ricordiamo rapidamente il regolamento, sono candidati, come abbiamo detto, tutti gli irpini e tutti i sanniti e tutti i calciatori di altre province che però negli ultimi tre anni abbiano militato in una irpina o sannita. Quindi sono esclusi da questa lista il vincitore del premio del PDS Awards, The Quoted Player, il più quotato, ovvero Liccardi, napoletano ma arrivato da una sola stagione al Montesarchio, Agata, napoletano ma da due stagioni al Montesarchio, Annunziata della Virtus Goti, che da due stagioni, anche lui napoletano, da due stagioni al Goti, Della Marca. Che di Nola, da due stagioni in una irpina, anche se anche a Singhiozzo, Fortino, salernitano, che è arrivato a dicembre, e Florio, che è casertano e da un anno al Goti. Sono invece inclusi, Sabino? De Rosa, casertano, ma da quattro stagioni praticamente in una squadra beneventana, Torsiello, salernitano, ma ormai trapiantato in irpina da tempo, e De Simoni, tre anni che anche se a Singhiozzo sempre in irpina. Vogliamo vedere di Singhiozzo, anche se esatto, vogliamo vedere Singhiozzo, vai. Vogliamo vedere la grafica. Allora dei la lista, scorriamo la lista dei 40 nomi, dei 40 candidati al pallone d'oro. Vai Sabino, perché Silvio D'Andrea del Paolisi, Gino Petecca del Paolisi, Gennaro Ruggiero dell'Eclanese, Giovanni Abbatiello della Virtus Goti, Peppe Capodilupo dello Sporting Accadia, Angelo Colucci del Baiano, Vincenzo Torsiello del Grutta, Alessio Befi del Montesarchio, Felice Pepe del Cervinara, Gaetano De Rosa del Paolisi, Gianluca Guardabascio dell'Eclanese, Claudio Tranfa del Grutta, Orlando Cocozza del San Martino, Orlando Russolillo del Cervinara, Francesco Ripoli del San Tommaso, Raffaele Capone del Grutta, Luigi Dacerno del Solofra, Giulio Fusco del Montesarchio, Carmine Cucciello della Virtus Avellino, Simone Cioffi del Cervinara, Luigi Cinque dell'Eclanese, Ferdinando Spirito del Baiano, Francesco Rega della Virtus Avellino, Franco Caglione del Baiano, Luigi Mustone dello Sporting Accadia, Nicola Masone del Club Ponte, Paolo Caruccio dell'Eclanese, Catella Esposito del Serino, Marco Petrone del Paolisi, Dario De Simone della Virtus Avellino, Nicola Crisci del Paolisi, Domenico Calabrese del Grotta, Cristiano Orefice della Virtus Goti, Stefano Loconte della Vissariano, Roberto Santosuosa del Cervinara, Salvatore Di Maio del San Tommaso, Nicola Ferretta del Montesarchio, Giovanni Addea del Vico e Pino Guardabascio dell'Eclanese. Sì. Per questi ultimi 5 da Santo Sosto a scendere, wild card, perché non avevano abbastanza punti per rientrare. Quindi partiamo da... Sempre dal Quotidiano del Sud con il terzo posto di Domenico. Vai. Terzo posto D'Andrea del Paolisi. Terzo posto D'Andrea perché? D'Andrea perché è il capocannoniere di promozione, quindi non poteva mancare in questo podio. L'ho messo al terzo posto perché non mi è piaciuto lo spareggio col Cervinara.
troppo. Non mi è piaciuto tutto il Paolisi, ma lui in particolare. Alfonso. Non mi aspettavo di più. Luigi Cingo dell'Eglanese, il terzo posto. Perché? Perché ha fatto un giorno di ritorno veramente al di là delle aspettative personali. Comunque è un ragazzo non più giovanissimo. Ha superato i 30 anni da un pezzo, però commentandolo a Grotto ho visto un giocatore non di questa categoria, che ha vinto da solo la partita e l'ho apprezzato molto. Secondo nella classifica degli assist, con 10 assist. Esatto. Quindi tu dici tutto questo. Allora, per me Alessio Befi, vincitore l'anno scorso, terzo quest'anno, perché insieme al gemello ha fatto ciò che in eccellenza pochi riescono a fare. 47 gol, se non erro, in due merita il terzo posto. Il nostro terzo posto lo diamo a Gennaro Ruggiero. Quando è mancato si è sentito, non è un caso che il gioco delle Canise passasse sempre dai suoi piedi. Ha fatto male due volte al Cerminale, all'andata e al ritorno con un gol fenomenale. Insomma, un giocatore che ha dato tanto alla sua squadra, purtroppo forse è mancato nei momenti importanti. Domenico, il tuo secondo posto. Secondo posto, a differenza di Alfonso, metto 5 secondo. Metto 5 secondo perché è stato l'emblema di una... Ecco, prima parlavo, diciamo, di Clanese che ha giocato una grande partita a Grotta e invece ha steccato a Paolisi. Luigi 5 no, diciamo, ha giocato bene sia la semifinale che la finale. È un calciatore ritrovato dopo un'annata difficile tra Montesarchio e Virtus Avellino. Si è preso delle grandi rivincite quest'anno. Alfonso. Francesco Ripoli del San Tommaso, perché della vecchia guardia forse è stato l'unico a credere nella salvezza, l'unico a metterci l'anima e il cuore nel campionato. Io personalmente so che forse lascerà i colori bianco-verdi per approdare in un'altra piazza. Dove va? Poi lo scopriremo prossimamente. In un'altra piazza avellinese, quindi io dico lui. Che fai, butti la pietra e nascondi la mano? Diciamo che a mio parere a pari merito andrebbero due giocatori, però ne devo scegliere uno, lo scelgo non tanto per... sono Pepe e Santo Susto del Cervinara. Scelgo Pepe perché ha giocato 28 partite su 30, mentre Santo Susto è arrivato solo nella seconda parte del campionato. Andrebbero entrambi menzionati, però Pepe oltre a questo ha del difensore tecnica, ha del difensore serietà, è un ragazzo a modo, fa gruppo, quindi diciamo Pepe al secondo posto. Per noi al secondo posto Colucci, che ha un qualche modo senso legato anche a Ruggero e vedrete anche al primo posto, perché è uno di quei giocatori che la cui assenza nella squadra pesa tantissimo, è uno di quei giocatori che spostano gli equilibri. Quando ha giocato in questo campionato da regista, da mezzala, da ala, ha sempre fatto sfracelli. La partita è in qualche modo che contraddistingue la sua stagione, il suo bigliettino da visita sicuramente, quella di Mirabelle Clano contro le Clanese. Domenico, il tuo primo posto. Primo posto Simone Cioffi. Primo posto Simone Cioffi per la Granese, perché la vittoria, perché un bel capitano di questa squadra, diciamo, Cervinara. Così. Per Cervinara, voglio dire, Simone Cioffi. Avanti, il suo cuore sta per Cervinara. Era un colpo di mercato, Simone Cioffi del Cervinara. Ecco. Perché una vittoria sua, soprattutto perché non ha mai mollato la squadra del suo paese, ci ha sempre creduto. E diciamo ci ha messo molti anni, però penso che... Alfonso. Ma per me non può non essere Carmine Cuccinelli il miglior calciatore della categoria. Non puoi a 27 anni scendere dalla Lega Pro, andare in promozione, calarti in una realtà totalmente diversa. Lui l'ha fatto bene all'inizio, forse meno nel giorno del ritorno, siamo onesti. Però bisogna per forza premiare un calciatore che ci mette la faccia in promozione dopo il bel curriculum che ha avuto in Lega Pro. Per me il miglior, cioè fuori categoria, e io dico lui. Franco. Ma sicuramente il migliore, parliamo di dilettanti, quindi Cucciniello forse è scontato per certi aspetti che dovrebbe essere in assoluto il migliore. Però io dico Marco Vetrone del Paolisi, portiere che ha portato il Paolisi quasi sul tetto più alto del campionato, parate eccezionali, spettacolari, e sicuramente alla fine anche a Nola ha tenuto a galla il Paolisi con 3-4 parate, uno più bella dell'altro, quindi merita ampiamente lo scelto del migliore. Però Cucciniello, che è rimasto alla Virtus anche l'anno prossimo, che già
ho saputo la notizia, diciamo, ha rifiutato due Lega Pro e quattro Serie D, hanno chiamato, ha fatto una scelta siamo di stati insieme mezz'ora fa, prima della puntata, e mi ha detto io ho rifiutato quattro un altro momento. Due Lega Pro, quindi lui... Continuiamo con le votazioni. Cosa la promozione è una cosa sì, al di là di tutto. Sulla bontà delle tue decisioni ovviamente non vogliamo non ci arriviamo. Non entriamo in bocca. Vai. Il nostro voto lo diamo a De Rosa che, e non ad Andrea, perché proprio nelle fasi finali, la fasi conclusiva della stagione, è stato il giocatore più decisivo della sorpresa paulisi. Ci siamo accorti. Che ha fatto parecchi insomma gol importanti, parecchi assist, quindi secondo noi è stato molto più decisivo di D'Andrea. Eh sì, perché proprio perché quello, per quello che dicevo prima, è uno dei giocatori che sposta gli equilibri. Tatticamente molto importante. Franco, noi ne siamo testimoni. No, forse però, la sua assenza... Però due volte non ha giocato, due volte il Paulisi non ha perso, è stato annientato, quindi diciamoci... Io ho detto, lo ripeto, ho detto Vetrone perché a mio parere io ho visto il Paulisi sì. 30 gare su 30, quindi l'equilibrio, il grosso a volte ha giocato Vetrone contro tutto. Ma poi è sempre difficile, Salvatore, fare questo tipo di paragoni, è sempre difficile perché poi... Queste sono le nostre nomination. Sì. Come vogliamo chiudere questa domani, puntata? Domani ovviamente scoprirete anche quelle di IM Calcio. Noi prima di chiudere però lanciamo un altro piccolo giochino. Facciamo premiare al pubblico da casa la squadra, la rivelazione di questa stagione. Rivelazione, quindi squadra che è andata oltre le previsioni. E diamo noi anche il nostro voto. Il nostro voto? Noi a chi lo diamo? Lo diamo al Baiano. Al Baiano. Per noi il Baiano è andato oltre le previsioni. Per Franco invece la squadra che è andata oltre le previsioni? Vabbè, il Baiano l'avete detto già voi, ma a mio parere, oltre alla previsione, è il Paulisi. Perfetto. Possiamo anche includere squadre di prima categoria, se volete. Secondo Alfonso... Oltre alle previsioni? Sì. Forse il Montesarchio stesso, secondo me. Oltre previsioni, Montesarchio? Mimmo? Io andrò controcorrente, diciamo, Sporting Accadia. Sporting Accadia perché... soprattutto per il finale di stagione. Sei proprio controcorrente? No, come però, rivelazione. Rivelazione negativa siamo o positiva? In positivo. Maggio è il mese di un pazzo e Domenico ha confermato di Ok, va bene, mettiamo anche lo Sporting Accadia, voterete. Vabbè, nessuna squadra con giocatori deboli di cuore dentro. Sì, assolutamente, assolutamente. Siamo veramente in chiusura. A questo punto voglio ricordare tutti coloro che ci hanno assistito durante questo percorso, ci hanno aiutato, sono stati, come dire, la voce, il cuore di Sport Channel, di User TV e... ovvero i nostri colleghi che sono qui presenti, Domenico Russo, Alfonso Marrazzo, Marrazzo anche quelli che sono rimasti a casa, Gerry D'Amato, Alberto Russo. Fratello d'arte, Alberto Russo. Il fratello d'arte. Vabbè, anche Salvatore Russo. Salvatore Caso, Franco Marchesi, la squadra di diciamo che TV, la nostra squadra incredibile. Va premiata in toto, partendo da Gianfranco che è la mente, oltre che è... insieme a me siamo i fondatori di User TV, però c'è Mario Melisi, c'è Salvatore Caso, c'è Antonio Marchese, c'è Matteo Marchese, sono Angelo Marchese, diciamo noi è una squadra completa, è un team che viaggia all'unisono, abbinato a voi abbiamo fatto cose egregie sperando che si possa migliorare, anche perché con Marco, dico Marco perché è il direttore di Sport Channel, c'è un'intesa per andare avanti su questa scia. A proposito, Marco Ingino, che è l'ideatore di questa trasmissione, è il nostro principale promotore. La regia con il nostro amato di Sud, instancabile, ci ha sopportato per 34 puntate e oltre, visto che abbiamo fatto gli speciali. Ha sopportato soprattutto te, però. Soprattutto me. La sposa, di solito lui è la sposa. E insieme a Silvia, no, Giordano, che ha preparato il palinsesto, è impazzita insieme a noi, no, nel preparare i palinsesti. Credo di non dimenticare nessuno, tutti i ragazzi ovviamente che ci hanno fornito le immagini. I ragazzi di IM Calcio, Valentino Nigro e Geremia Parente in particolar modo, con cui ci siamo interfacciati spesso e volentieri, anche la redazione che non conosco personalmente di Calcio Irpino, a cui ci siamo rifatti spesso e volentieri per quanto riguarda le statistiche. Credo davvero di non aver dimenticato nessuno, anzi forse dimentico i più importanti, voi da casa che in queste settimane, questa lunga stagione ci avete seguito, supportato, avete partecipato tantissimo, noi ve ne abbiamo dato modo, ovviamente state partecipando in queste ore anche agli altri concorsi che abbiamo indetto, ovvero il gol dell'anno e fra poco anche quello della squadra a rivelazione.
A giugno scopriremo il pallone d'oro per le tre categorie che abbiamo ovviamente citato. È davvero tutto, siamo esausti, però cala il sipario su questa trasmissione, Sabino, cala il sipario su questa stagione dilettantistica, ma non calerà mai sulla nostra passione e sulla nostra dedizione. Grazie a tutti, buona serata. Ci vediamo il prossimo anno. E ci vediamo il prossimo anno.